Eccoci qua, terzo giorno in Florida e benvenuti agli Universal Studios. Allora, all'ingresso c'è il City Walk, ristoranti, negozi, però a quest'ora la mattina sente solo un grande odore di fritto, giusto da Starbucks ci può andare. Poi a destra ci sono gli Universal Studios e dritto dove stiamo andando noi c'è Highland of Adventure. La cosa più inquietante è che parte in salita, ok? E non vi dico l'accelerazione che ha quando parte, pazzesca! Questa è tutta una zona dedicata agli supereroi Marvel. E adesso Spider-Man. La zona Marvel, si arriva in questa zona un po' tutta cartoni animati un po' assurdi che noi non conosciamo, però è bello. Spider-Man bellissima. E ora? Cosa facciamo? King? King? King Kong! Bello King Kong, bello! Forse 90 minuti sono un po' tanti. Ora Jurassic River. E ora dove andiamo? Da? La zona di Harry Potter! The happy times together we've been spending. I wish that every kiss was never ending. But wouldn't it be nice? Il castello sembra vero! Andate da Ollivanders e spendete quanto costava $30 una bacchetta, potete fare le magie. Facendo le magie succede qualcosa. In questo caso si è allungato il metro. Allora adesso stiamo prendendo il treno che ci porta da Hogsmeade a Diagon Alley. Può sembrare un normale treno, ma non lo è.
treno collega i due parchi e purtroppo però nella zona di Harry Potter diagonali c'è troppo casino veramente oggi, quindi siamo dovuti venire dalla parte di Springfield, sì, perché hanno riprodotto Springfield, c'è il Jet Market che è qua dietro, c'è Crustyland che è lì davanti, adesso magari andiamo a fare, e c'è anche tutta una zona cose da mangiare fantastiche, abbiamo ovviamente già mangiato un hamburger con i waffle, buono. Buono buono. In questo momento la situazione è un po' critica, c'è il parco veramente imballato, non me lo aspettavo. Ma andiamo a vedere il Jet Market? Sì, dai! Famoso combini! I've been using rainwater on my shirt. Get out of here! Anche se ci sono mille minuti di attesa, bisogna assolutamente farla. Noi l'abbiamo fatta con 45 e ne è valsa tutta la pena. E siamo usciti e la notte ci ha regalato uno spettacolo. Lo so, non rende molto così, però è fantastico. C'è uno spettacolo lì. Ragazzi, giornata finita, sono le 9 ormai. Ah, domani torniamo qua, ovvio.